Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Veterani dello Sport in Bova Marina, provincia di Reggio Calabria. Siamo sulla costa ionica Regina. Va in orbita il derby Bovese Palizzi. Viene osservato un minuto di raccoglimento. Torna il derby Bovese-Palizzi. Le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Giovanni Luca Idone della sezione di Reggio Calabria: Bovese Falcone Romeo Marino, Carmelo Scordo Acquaviva Cuppari, Petronio Iriti, Panagia Aronne Orlando. Palizzi, Serra, Iriti, Minniti, Bruzzese, Polimeno, Rodà, Aziz, Bonanno, Antonio Scordo, Palermiti e Romeo. L'arbitro è il signor Luca Giovanni Idone della sezione di Reggio Calabria. Tutto è quasi pronto, l'arbitro controlla che tutto sia in ordine. Palla che staziona sulla fascia di centrocampo, la ...44 secondi nel primo tempo al Veterani dello Sport, è sempre 0-0. Tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. C'è un'apertura. In possesso di palla Romeo, questi è Petronio, il lancio, la Bovese, casacca azzurra, pantaloncini neri, il Palizzi invece casacca giallina, possiamo dire canarina, alla destra dei nostri teleschermi, mentre la Bovese alla sinistra casacca azzurra
controlla la difesa boviciana con questo lancio in avanti, un atterramento di Petronio, tutto regolare per l'arbitro, lascia i riti, si porta per la rimessa laterale l'omologo Romeo. Con questo lancio in avanti lascia scorrere Petronio, ma il fallo laterale è a favore della formazione palizzitana. Iriti lascia, no, è proprio lui a rimettere. Con questo lancio in avanti oltre la linea centrale del campo, un colpo di testa di Bonanno. Romeo difende coi denti e con le unghie, ma poi perde palla. Integli scivolato, mette in palo laterale Palermiti. C'è stato un tocco da parte di un giocatore di casa e l'arbitro assegna la rimessa laterale agli ospiti, il solito Iriti, quello del Palizzi, però questo è con una I, mentre quello della Bovese con due I e ha il numero 8 sulla schiena. Sin dalle prime battute le squadre hanno fatto capire di puntare alla vittoria, importante per entrambi gli schieramenti, la Bovese per l'inserimento nella griglia dei playoff e il Palizzi per evitare la lotteria dei playout. 3 minuti e 50 secondi nel primo tempo al Veterani dello Sport in Bova Marina, è sempre 0-0. Ci prova la Bovese. Uomo vero! Tutto no, c'è un intervento arbitrale, un uomo a terra, si tratta del mezzo sinistro Palermiti. Parte un lancio, intercetta la difesa. Sembrava buono il lancio, ma l'arbitro indica invece che si tratti di una posizione di fuorigioco già fischiata. Bonanno cerca di andarsene, i riti viene fermato. Un colpo di testa da parte di Petronio, non può intercettare Panagia. Palla che spiove verso la tre quarti, intercetta un difensore locale, un colpo di testa oltre la linea dell'out e quindi il solito Iriti si appresta a mettere in movimento Romeo. Il gioco è fermo, calcio piazzato per la squadra di casa. 5:40 nel primo tempo al Veterani dello Sport in Bova Marina, è sempre 0-0. Dai Antonio! Cerca di capitalizzare questo calcio piazzato con Orlando, finta e doppia finta, se ne va sul fondo, cross sotto porta e si sgranocchia una rete praticamente fatta. Si trattava solo di spingere il pallone in fondo al sacco su un preciso assist del fuoriclasse Norberto Petronio. La Bovese ha avuto la palla a gol, tutto questo dopo 6 minuti e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Veterani dello Sport. Primo brivido con Scordo che, pardon, con Panagia che solo davanti al portiere non è riuscito a incornare
sebbene la posizione fosse un attimino angolata, il servizio preciso di Norberto Petronio, una pennellata degna di Michelangelo Buonarroti, ma l'inzuccata non è stata altrettanto efficace. Palizzi in avanti, Iriti, finisce a terra Danilo Romeo, salta a vuoto Iriti, si allarga Ronne, questa è Panagia, un'incursione stoppata dalla difesa palizzitana, ci mette una pezza su Ronne lanciato a rete, ma la Bovese conquista il suo primo calcio d'angolo. Lo schema è il solito, grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, palla che spiove, non riesce l'incornata di Orlando, la palla finisce addirittura oltre la linea dell'out e quindi in fallo laterale già battuto. Respinge con la schiena di Riti, sarà quindi la formazione ospite a usufruire della seconda consecutiva rimessa laterale quando sono passati 8 minuti e 45 secondi al Veterani dello Sport in Bova Marina, è sempre 0-0 nel derby, in pratica una stracittadina, Bovese Palizzi. Le due cittadine sono separate dal torrente San Pasquale. In possesso di palla Iriti. L'arbitro su protesta anche sia dei giocatori che dei giocatori di casa, ha concesso un calcio piazzato, aggancia al volo Orlando, se ne va e arriva il secondo calcio d'angolo sempre a favore dei padroni di casa. Intanto continuano ad affluire numerosi i tifosi nonostante le folate gelide, un vento siberiano. Un freddo cane. Palizzi in avanti. Attenzione, deve uscire come un kamikaze Falcone sui piedi di Scordo, un cliente da prendere con le molle. È ben nota la pericolosità di questo calciatore, questo bomber, su cui punta molto il Palizzi per togliersi dai guai. In panchina intanto a disposizione di Angelo Paone, Larizza, Vielle, Palamara, Vadalà, Modafferi, Guglielmini e Neri. Nelle file del Palizzi invece a disposizione di mister Gianni Valastro, Molla, Zirilli, Giordano, Railen, Palamara, Cosmano, Francone e Marengo. Spiove un pallone, l'ultimo a toccare è stato Romeo. Rimane irremovibile sulle sue decisioni il signor Luca Giovanni Done. Buon anno. Gianni,
conquista una punizione a parere dell'arbitro, palla in zona morta, urlo tarzanino da parte di Serra, fa rimpallare la sfera quasi al limite e quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Insegue Petronio, si aiuta come può, va a chiedere scusa. Il bonton fino a questo momento, il fair play, il galateo reggono. Le tifoserie sono ben numerose assepati sulla tribuna. Sulla destra i tifosi palizzitani, alla nostra sinistra quelle della Bovese. Aficionados Peones e Campesinos palizzitani, con una coreografia degna dei grandi stadi. Romeo non si chiude il triangolo, può partire il contropiede. Orlando difende questa palla e conquista una rimessa laterale all'altezza della linea centrale del campo. 13 minuti e 19 secondi nel primo tempo, al Veterani dello Sport è sempre 0-0 tra Bovese e Palizzi. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D, Calabria. C'è una rimessa laterale in favore dei padroni di casa, già battuta, un lancio di Bonanno, si incunea bene Romeo, finisce a terra e c'è anche un cartellino. C'è il primo cartellino del match ai danni di Iriti. Posizione da calcio piazzato, da buona posizione. Sulla linea di battuta c'è Roda, l'esperto difensore palizzitano, che tenterà la via del gol. Lui è di Bova Marina ma milita nelle file dell'altra squadra, cioè dei rivali del Palizzi. Breve rincorsa di Rodà, fitta barriera davanti a Falcone, si attende il fischio arbitrale che arriva, parte il cross, respinge con i pugni il portiere, ha una prateria davanti a sé Petronio, lancio per Orlando, proteste da parte di Aronne e finisce anche lui. Sull'elenco degli ammoniti siamo a due, partita epidermica, un derby acceso, si scaldano gli animi e cominciano a spiovere un paio di cartellini gialli, cosiddetti di sbarramento, per tentare di ammorbidire. Un colpo di testa da parte di Acquaviva, Petronio cerca di andarsene, la rimessa è per il Palizzi, ce la mette tutta la formazione ospite
alla necessità di incamerare più punti possibile e anche in fretta per impinguare, rinsanguare l'anemica classifica. Ma la Bovese naturalmente non può permettersi nessun lusso. Arriva un altro cartellino giallo per Bonanno, capitano della formazione palizzitana. I minuti 17 e 20 nel primo tempo al Veterani dello Sport in Bova Marina. È sempre 0-0 tra Bovese e Palizzi. Siamo nel campionato di prima categoria, girone di Calabria. Terzo cartellino, calcio piazzato per la Bovese. Sulla linea di battuta c'è Aronne, si va infittendo l'area di rigore del Palizzi, spinte e controspinte, tutto sotto gli occhi dell'arbitro. Parte il cross, tiro per evitare guai peggiori. Iriti spedisce il pallone in fallo, anzi no, in calcio d'angolo. Terzo corner per la Bovese, tre sono anche i cartellini, due ai danni di giocatori della Bovese e uno del Palizzi. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il traversone, la palla da parere dell'arbitro ha superato la linea di fondo, quindi si tratterà, il gioco riprenderà con una semplice rimessa dal fondo campo che sarà operata dal Tarzan ospite Serra, che sulle liane ha dimostrato di volare meglio di Johnny Weissmuller. Finisce a terra ancora un giocatore, attenzione, tiro, grande parata del portiere. Ancora lui, cross, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Bovese ancora vicinissima al gol per merito del suo granatiere Norberto Petronio, un cliente da prendere con le molle come Antonio Scordo d'altra parte. Due cannonieri che sono attesi. In questo grande derby. Si aiuta come può Romeo. Si fanno intorno all'arbitro i giocatori per tentare di tastare il polso, capire se sia tutto le malleabile ma c'è poco da stare tranquilli. L'arbitro ha dimostrato di saper tenere in pugno la partita, ha già estratto tre cartellini nei primi 15 minuti. Il chiaro segno di essere un direttore di gara severo e rigoroso. Arbitro che fino a questo momento, siamo al 21esimo del primo tempo, ha dimostrato di applicare bene il regolamento e soprattutto le nuove regole di cui certamente gli sportivi avranno sentito parlare per tutta l'estate.
è terminato a terra Capitan, anzi no, si trattava del laterale a sostegno abruzzese. Minniti ha tentato di mettere in movimento Rodà, ma l'arbitro fa rettificare il punto dal quale deve essere battuta questa punizione. Corre sul bordo destro per farsi massaggiare il laterale bruzzese, che ha subito una botta al ginocchio. Manovra Iriti con questo lancio, non si chiude il triangolo, non si intendono i due, un dialogo tra sordi e muti, tra Petronio e Iriti. Palla che termina tra le braccia di Serra, che poi cerca di mettere in movimento, interviene fallosamente Aziz, Amid Aziz, ne viene fuori un calcio piazzato a favore della formazione di casa, un cross in profondità, attenzione, tiro! La palla fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli. Altra grossa occasione per la Bovesi, 23-30 nella prima frazione di gioco al Veterani dello Sport in Bova Marina, nel campionato di prima categoria girone D Calabria. È sempre 0-0. È stata più pericolosa la Bovesi in almeno tre occasioni, mentre il Palizzi si è limitato ad alcune azioni offensive, soprattutto in contropiede. Attenzione, scordo, entra in aria, palla su sinistro, il suo cross viene smorzato da Cuppari, palla che arriva all'MLM tra le braccia di Falcone. Petronio intercetta Bonanno, Palermiti circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla ma conquista una rimessa laterale affidata a Iriti. Cerca di andarsene, resiste alla carica Amid Aziz, viene mandato gamba all'area, e l'arbitro circondato come al solito dai giocatori. C'è poco da scherzare con quest'arbitro. Le proteste ci sono, ma a distanza, anche perché il direttore di gara ha già estratto tre cartellini gialli, e regalare un uomo all'avversario in queste circostanze, in questi derby, sarebbe davvero una iattura. Palla che spiove sulla tre quarti. Il Palizzi si schiera con un 5-4-1. E la Bovese invece con un 4-4-2. Perde palla, attenzione, cross sotto porta. Palla che spiove nelle retrovie boviciane. Ha spedito in fallo laterale Norberto Bobbio, pardon, Norberto Petronio.
solita gaffe. Omonimia. Non c'entra niente Bobbio. C'entra invece Norberto, sì, ma Petronio. Cross sotto porta, palla in zona morta, non ci sono problemi per la difesa di casa che amministra. Romeo sta per entrare, entra in aria, palla al piede, si gira, gran tiro e grande parata del portiere. Tutto questo dopo 27 minuti e 40, dunque c'è stata una risposta in qualche modo del Palizzi rispetto alle tre grosse occasioni capitate sui piedi degli avanti boviciani. Ha risposto in qualche modo la formazione palizzitana, scintille in campo, arriva il pompiere Giovanni Luca Idone, è tutto ok, si può riprendere. ...28:40 nella prima frazione di gioco al Veterani dello Sport in Bova Marina, nell'atteso derby tra Bovese e Palizzi, è sempre 0-0, siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Iriti con questo lancio in avanti, ancora Iriti, palla per Palermiti, difende questa palla con successo e alla fine conquista anche un calcio piazzato e vedete che non manca mai la protesta nei confronti dell'arbitro, ma non pressante come nei primi minuti dopo che il direttore di gara ha estratto ben tre cartellini gialli. La protesta c'è, sì, ma a distanza. Sulla linea di battuta c'è Hamid Aziz. Fitta barriera stavolta davanti a Falcone. Parte un cross, palla che spiove in aria, esce il portiere, porta sguarnita, ma c'è stata una spinta di troppo e quindi il gioco riprenderà con una punizione già battuta. C'è un lancio verso Petronio, mancato colpo di testa da parte di Aronne. Sentito in sottofondo lo spotto degli aficionados, è un'arma che viene usata per indebolire le difese avversarie. ...31:27 nel primo tempo al Veterani dello Sport in Bova Marina, è sempre 0-0 tra Bovese e Palizzi, siamo nel campionato di prima categoria, girone D, tre azioni da gol per la Bovese e uno per il Palizzi. Sta per partire il cross,
Trappolo di uomini in aria, tiro, grande parata, ma era dentro o era fuori? C'è stata una protesta e vedete che l'arbitro mette mano al cartellino. Subito circondato. Dai giocatori del Palizzi, arbitro irremovibile sulle sue decisioni. Momento topico. Assediato l'arbitro. Va a consultarsi con la panchina Capitan Bonanno e il giocatore sanzionato ha un gesto di stizza, vedete, a testa bassa. Abbandona il terreno di gioco. Manda a quel paese tutti. Eloquenti gesti di stizza. Calcio d'angolo per la Bovese che ora cercherà di sfruttare la superiorità numerica. Deve uscire come un kamikaze Serra, attanaglia la sfera, la porge ai compagni di linea, sulla linea di battuta c'è Capitan Bonanno, Fabio Bonanno, giocatore di grande esperienza, uno dei veterani del calcio dilettantistico calabrese, ha militato in diverse squadre Melitese, Brancaleone, Siderno, nel campionato di promozione ma soprattutto di eccellenza regionale calabrese, giocatore dotato di talento. Bovese che si snoda con Naronne, palla al piede. Attenzione, tiro, tutto da dimenticare, bella azione con uno spunto personale del fuoriclasse Norberto Petronio, un pallone invitante che è stato sprecato in malo modo dagli avanti locali che hanno avuto in precedenza ben tre grosse, nitide, chiare occasioni da rete per sbloccare il risultato a fronte di un'occasione per il Palizzi. Si è scatafacciato in orizzontale Falcone e ha negato la gioia del gol a Danilo Romeo. Alla sinistra del Palizzi che appena entrato in area ha sferrato un bolide neutralizzato appunto dall'uomo ragno boviciano Falcone. Vai!
intercetta un buon pallone Romeo, finisce a terra un giocatore della Bovese. Partita molto nervosa, sono già 4 cartellini, 3 gialli e 1 rosso. 37esimo del primo tempo al veterano dello sport in Bova Marina, è sempre 0-0, ma la Bovese ha un uomo in più. E tenterà di capitalizzare questa grossa opportunità. Fischio arbitrale, calcio piazzato per la formazione ospite. Sta dirigendo bene l'arbitro il signor Giovanni Luca Idone. Questa è la nostra opinione, ovviamente. Non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta. Opinione però alla quale non abbiamo mai rinunciato, né rinunceremo mai. Si sgancia al centro mediano, acqua viva, viene però scaraventato a terra all'altezza della tre quarti campo. Palizzitana, ecco il motivo di questo calcio piazzato. Decretato dall'arbitro il signor Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria a favore della formazione di casa. Sulla linea di battuta il solito Aronne, mentre arrivano le torri. Rete! Ha segnato la Bovese! Non per caso il super festeggiato Sua Maestà Norberto Petronio. Mentre arriva un altro cartellino, questa volta inflitto a Antonio Scordo. Stanno fioccando i cartellini come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Siamo già a quota 5 dopo 40 minuti nel corso della prima frazione di gioco. La Bovese è passata in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto assolutamente da Aronne, ha fatto da ponte Orlando e la Bovese è in vantaggio. Nulla ha potuto in questa circostanza l'uomo ragno Serra. Dunque la Bovese ha sfruttato nel migliore dei modi possibile la superiorità numerica. In precedenza però va detto che i padroni di casa si siano resi pericolosi in almeno 3 circostanze e una soltanto il Palizzi per merito di Romeo Danilo.
Torna Cristian! Sorveglia Serra. Cerca di andarsene. Banaggia. In possesso di palla Carmelo Scordo. Questi è Aronne. Il suo cross per Petronio. Arriva il quarto o quinto calcio d'angolo della serie con il Palizzi alle corde, praticamente 21 giocatori, anzi 20 giocatori perché c'è un espulso nella metà campo del Palizzi. 42 minuti nel primo tempo al Veterani dello Sport, Povese 1 Palizzi 0. Si gioca accanitamente palla su palla, attenzione, tiro, rete. È ancora lui, sua maestà Norberto Petronio, va a raccogliere l'urlo degli hooligans e degli skinhead. Partita in cassaforte? Beh, è ancora presto per dirlo, ma dopo 44 minuti nel corso della prima frazione di gioco la Bovese è riuscita non solo a sbloccare il risultato ma a portarsi sul 2-0, doppietta del suo granatiere. Recupera palla Romeo, un lancio per Aronne. Duello fra Minniti che era meglio, questi è Palermiti. Palla in zona morta, recupera Ronne, smista Iriti, Romeo, Aronne. Fa buona guardia, c'è un lancio di Bonanno verso Scordo che viene spinto opportunamente, non tanto però da evitare il cartellino. Sono 6 i cartellini nel primo tempo, non è escluso che nella ripresa possa arrivare qualche altro rosso. Se il pompiere, anzi se Semmi il pompiere, per parodiare un cartone animato dei bambini, non arriverà a spegnere questi incendi che si sono, focolai che si sono accesi in ogni angolo del campo. Tanti da indurre il direttore di gara, il signor Giovanni Luca Idoni di Reggio Calabria, a estrarre una serie incredibile di cartellini gialli e rossi. Siamo ormai in chiusura del tempo, parte un cross, esce il portiere ma l'arbitro ha ravvisato una posizione di offside e l'ha sanzionata.
Falcone, Romeo, Aronne, Falcone, spazza in avanti, ci mette una pezza Iriti, ancora Petronio, Panagia, piccolo trotto, quasi in surplus, un lancio in profondità, un passaggio al portiere. Rodà che cerca di mettere in movimento i compagni sul settore di destra. Ormai si attende soltanto il doppio fischio di chiusura per quanto riguarda la prima frazione di gioco. 2-0 per la Bovese. Doppietta di Petronio. 40° e 43°. Attenzione, due giocatori a terra. Vanno tutti a protestare con l'arbitro, ma vedete che è una protesta blanda. Comunque una protesta molto contenuta. Ben conoscendo il pericolo che incombe come una spada di Damocle del cartellino giallo e all'occorrenza anche rosso. 45° del primo tempo, Bovese 2, Palizzi 0, doppietta di Petronio, 40° e 43° del primo tempo. In tre minuti il cacciabombardiere di casa ha liquidato la pratica Palizzi, anche se ancora c'è tutto il secondo tempo per riequilibrare ed eventualmente anche per ribaltare. Mai dire mai nel calcio. La Bovese ovviamente cercherà di sfruttare la superiorità numerica per mettere nel freezer il risultato. Intanto un giocatore del Palizzi dovrebbe trattarsi di Fabio Bonanno. Viene portato a spalla dopo l'infortunio subito qualche istante fa. E probabilmente il Palizzi si vedrà costretto a operare una sostituzione. Viene portato a spalla Fabio Bonanno. Palla che spiova in aria. Bene. E c'è un calcio di rigore. C'è un altro cartellino. Attenzione. Dovrebbe trattarsi di Cuppari che non era diffidato. È riuscito a conquistare un calcio di rigore l'esperto bomber Antonio Scordo. Va a Rodà
a chiedere il placet per poter calciare il rigore. Ma invece a calciare sarà probabilmente tiro, parata, grande parata del portiere. Il tiro di Minniti si è scatapasciato in orizzontale e ha negato la gioia del gol. Palizzi, che ha tentato di riaprire il match con un calcio di rigore tirato dal rigorista Minniti, ma è stato bravissimo il portiere a chiudere. Quindi si va a riposo sul risultato di 2-0 a favore della Bovese, doppietta di Petronio, Bovese 2, Palizzi 0. La linea torna momentaneamente allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi diamo appuntamento tra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.